Adesso io spiego come sono Francesco Fusillo per le guide sulla postazione bifronte, come utilizzare la postazione bifronte in situazione. Grazie alla disponibilità della mamma di Roberto che ci ha dato l'ok per la ripresa in video, posso far vedere anche per l'utilizzo allargato su altri casi come poterlo usare. In questo caso stiamo usando vari elementi comunicativi. Io sono di fronte a lui, non conosco la lingua dei segni, però guardandolo negli occhi con il labiale posso ottenere una comunicazione. Utilizzo la comunicazione aumentativa, utilizzo il testo e voglio insegnargli la grammatica. Voglio insegnare la grammatica, la costruzione della frase. Roberto è un ragazzino che ha varie difficoltà, non ultima, non può parlare. Però è molto volenteroso. Allora, Roberto, oggi lavoriamo sulla frase, le parole. Prendi il mouse, con il mouse io cerco di spiegarmi. Guarda, Roberto, una frase è sempre chi fa, cosa fa e quello che fa. Guarda, esempio, la mamma cucina il riso. La mamma è chi fa. Fa è il cucinare. Cosa fa è il riso. Roberto, in italiano, in lingua, si chiama soggetto, verbo, complemento. Roberto, adesso andiamo a sistemarla. Bene. Questo è il primo esercizio, Roberto, però è fatto, è fatto. Vedi, chi fa è la mamma, cucina, è complemento. Questo lo fai te. Metti a posto, tu metti a posto. Allora, il cane dove lo metti? Lo mettiamo qua, qua, qua. Cosa fa? La gamba, è già cambiato. Che Roberto non ha un deficit cognitivo, va solo aiutato a capire cosa gli si chiede e poi lui elabora. Adesso andiamo avanti, sempre più complesso. Vai. Il nonno, Roberto, il nonno ripara gli occhiali. Bravo. Stiamo usando open board alla postazione bifronte, come si vede usiamo mouse, monitor insieme, il PC è qua sotto, abbiamo anche stampato, possiamo anche stamparle. Roberto, altra diapositiva, cambia. Hai imparato a usare anche il programma, adesso devi mettere anche, vai, chi fa, cosa fa. Perfetto. Allora, metti a posto anche la comunicazione orientativa sul soggetto. Fa, fare, ok? Che cosa? Bene. Pagina successiva, Roberto. Vai. Il pescatore. Roberto, piano, devi imparare a parlare anche. Guardami. Roberto, il pescatore pesca i pesci. Allora, metti a posto le cose. Chi fa? Ok. Cosa fa? Perfetto. Vai. Successivo. Aspetta. Appena impara, è velocissimo. Il muratore costruisce il muro. Vai. Il muratore costruisce il muro. Chi fa? Fa e che cosa? Perfetto. Questa era la rana e queste erano le frasi che abbiamo fatto. Roberto, mi hai guardato, tu hai guardato gli occhi e la bocca, vero? Sì. E dopo con cosa hai lavorato? Con il mouse, bravissimo. Come ti chiami?
Fantastico. Fantastico. Ecco, è artigianale, però giusto per capire l'azione come può avvenire. E ringrazio l'operatore che mi ha aiutato.